La temperatura del nostro pianeta, nei suoi 4 miliardi e mezzo di anni, si è modificata continuamente, alternando ere molto fredde a periodi più caldi. In queste variazioni giocano un ruolo importante i gas serra, di origine sia naturale che umana, i quali riscaldano il pianeta trattenendo in atmosfera parte dell'energia solare. Le attività umane, tuttavia, negli ultimi decenni, stanno drasticamente velocizzando il riscaldamento globale e fenomeni meteorologici estremi, quali siccità e nubifragi, amplificano le criticità ambientali, sociali ed economiche, con gravi conseguenze su tutto il territorio e sul benessere delle persone. L'Unione Europea ha quindi stabilito obiettivi e creato iniziative per favorire la sostenibilità climatica ed energetica. Ha così lanciato il Patto dei Sindaci, che impegna le città ad elaborare un piano di azione. Urbino, città ideale, patrimonio mondiale dell'umanità. La nostra città vanta una delle più antiche università d'Europa. Federico da Montefeltro, mecenate, ne fece uno dei più importanti centri culturali europei del Rinascimento. Nasce ad Urbino il celebre Raffaello Sanzio, che alla raffinata corte ducale poté conoscere e studiare tutti i più grandi artisti del periodo ed iniziare così il suo percorso breve, ma geniale e quasi divino. Urbino, città ideale nel Rinascimento. Urbino, città ideale oggi. La grande sfida imposta dal cambiamento climatico. 2012, nevicata record. 327 cm di neve in 10 giorni, gravi danni agli edifici e isolamento di interi quartieri e frazioni. 2015, violento nubifragio. Esondazione del fiume Foglia, allagamenti e smottamenti su tutto il territorio. 2017, maestoso incendio delle Cesane. Circa 200 ettari di bosco e sottobosco devastati. 2016, Urbino aderisce al Patto dei Sindaci. Propone così un sistema resiliente, pronto ad affrontare il cambiamento. Forme di economia circolare e sviluppo sostenibile miglioreranno la tutela dell'ambiente e la qualità di vita dei cittadini. Si prevedono 33 azioni concrete per ambiente, beni culturali e agricoltura, tutte consultabili nel piano di adattamento. Veicoli elettrici per un trasporto pubblico sostenibile, un distretto agricolo incentrato sull'agricoltura bioconservativa, pasti a chilometro zero nelle scuole, sviluppo di infrastrutture verdi, nuovi sistemi di monitoraggio per il patrimonio artistico-culturale. Il successo del piano di adattamento dipende però da un impegno collettivo. Istituzioni, scuole, associazioni e singoli cittadini saranno chiamati a lavorare insieme per affrontare questa decisiva sfida globale. Noi siamo convinti che ne valga la pena e ci stiamo impegnando per farlo. E voi?